Eccola. Di nuovo. Come ogni giorno. Il suo non è un camminare, è uno sfilare, un ancheggiare di fianchi, un andamento sussultorio dei seni che discretamente accompagnano il movimento del corpo, ipnotizzandoti. Buonasera, signore. Cosa le porto stasera? Va bene, Tony. Io me ne vado. Tu, quando vuoi, mi chiami. Tony, sei proprio uno stronzo. Voi mi vedete lustrare le posate, rifare i letti e mi date 3 spiccioli di mance. Guardatemi e stracce questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono io davvero! Ignorate chi sono io davvero! Ma una sera al porto grideranno e ci si domanderà cosa diavolo mai c'è! Verso l'alba mi vedranno uscire in strada, si dirà da ridere che c'è! Tutta bene! Una nave pirata al porto starà. E di nuovo 100 uomini armati verranno avanti e tenderanno guati. Faranno prigionieri tutti quanti, li porteranno legati davanti a me. Mi diranno chi dobbiamo far fuori. Mi diranno chi dobbiamo far fuori. E il cannone allora tacerà e ci si domanderà chi dovrà morire. E allora mi udranno dire tutti, e ad ogni testa mozza io farò opla. Mente, la mente, mente continuamente, inutilmente, però nel mentre io resto presente e canto. Mentre, la mente, mente continuamente, inutilmente, però in quel mentre io resto presente e canto. Transporte.
ascoltata dalle note di un appassionato tango, ammicca i clienti, prende le ordinazioni e riparte, pirouettando con figure sempre nuove e sempre più leggere. Ha i capelli raccolti in un delizioso chignon, gli occhi freddi e impassibili, indossa un soffio di nero e le mani. Quelle sue mani, carnali e sensuali, capaci di afferrare l'aria, sono quelle mani che la sospingono da un lato all'altro della milonga.